Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 25 luglio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Ariete. Cari Ariete, farete meglio a essere prudenti in amore perché i litigi sono dietro l'angolo. Meglio tirare fuori la vostra proverbiale sul lavoro, se avete delle richieste da avanzare, non rimandate. Inutile tenersi dentro tutto, meglio sfogarsi. Vedrete che poi vi sentirete meglio. L'ingresso del Sole è avvenuto ieri nel segno amico del Leone a partire dalle 3:52, vi farà assistere a un deciso rinnovamento in tutti i campi. Il luminare maschile resterà nel segno fino al 23 agosto. I rapporti tra i genitori e i figli vivono un momento di particolare grazia e sono contraddistinti dal rispetto e da un profondo affetto reciproco. La vostra salute è eccellente, ma, da bravo segno espansivo e di fuoco quale voi siete, potreste esagerare e sprecare oggi energie vitali a piene mani. Fate attenzione e siate anche prudenti a non darci troppo dentro, in particolare i ragazzi, con movida e nottate passate interamente a divertirsi. Sarà l'altro, il partner, il socio, la gente in genere e non voi oggi a dominare la scena. A ricordarvelo la luna bilancina all'opposizione. Molto più diplomatica, serena, disponibile a dare spazio all'altro di quanto non lo siate voi, individualisti, combattivi, determinati a crearvi il vostro spazio e a portare avanti i vostri credo in modo autonomo. Soluzione pacifica in corso a discussioni sul lavoro o in affari, risultato finale di assoluta parità senza scontentare nessuno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 9. Finanze, 8, benessere, 8. Toro. Cari Toro, ultimamente c'è qualcuno nel vostro cuore ma non vi siete ancora esposti. Fatelo adesso che il cielo vi protegge. Sul lavoro c'è un po' di stanchezza ma andrà sempre meglio. Per fortuna le cose si aggiustano e poi le vacanze sono a un passo. Col sole contrario meglio moderare gli accenti alla vostra brillante tendenza oratoria, prestando più attenzione all'ascolto di quel che hanno da dire gli altri. Vi servirà quando, a metà giornata, sarete chiamati a risolvere una questione, sia familiare o tra amici cari, e troverete, con le informazioni che avete acquisito, una via di mediazione ed accordo. La configurazione astrologica stimola la vostra voglia di fare e di realizzare, ponendovi saggiamente dei limiti che rafforzano la vostra maturità. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 9, finanze, 8, benessere, 7. Gemelli. Cari Gemelli, il cielo parla d'amore e se avete già incontrato qualcuno di interessante, approfondite la conoscenza. Sul lavoro, sfruttate la vostra vena creativa. Sarete in grado di ottenere grandi cose in ogni campo. Dimostrate di che pasta siete fatti. Giornata di alti e bassi, ma in ogni caso discreta. In famiglia ci sarà bisogno di tutta la vostra intelligenza e capacità di mediazione per regolare dissapori che si creano nel rapporto genitori-figli. Ristabilirete l'equilibrio servendovi dei vostri escamotage provvidenziali. Il sole da ieri mattina transita in un punto dello zodiaco per voi consono, il Leone. Questa particolare configurazione, che si forma una volta all'anno per il vostro segno, può favorire alcune situazioni di stimolo sulla vostra personalità dinamica e anticonvenzionale che tenderà a esprimersi ancora più controcorrente. Vacanzieri all'arrembaggio, voi con i vostri figli vi divertite un sacco e se il partner per lavoro è rimasto in città non ne farete un dramma, un po' di tranquillità. Una piccola parentesi dalle beghe familiari e dai confronti scontri di coppia presenti, chi più chi meno, in ogni famiglia. Pace e serenità, fiabe, giochi, anche il cuore si riposa riscoprendo pian piano l'antica magia. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 6, finanze, 6, benessere, 10. Cancro. Cari Cancro, in amore siete un po' confusi ma dovrete fare una scelta tra due persone. Sul lavoro arrivano novità. Vedrete che presto tutto si aggiusta e sarete in grado di ottenere grandi cose in ogni campo. Sarà il momento giusto per recuperare dopo un periodo difficile.
Se festeggiate il vostro compleanno dal 10 al 15 di luglio, siete nel pieno del transito benefico di Urano, che, dal segno amico del Toro, vi spinge a varcare gli orizzonti e a vi dà l'esaltante fascino della scoperta. Un gioioso Giove in Toro ha il potere di rinnovare il mondo attorno a voi. E trova il modo di esprimersi anche in un viaggio particolarmente avvincente che state per realizzare e vi infonderà linfa vitale ed entusiasmo oltre a vivificare il vostro spirito. Pagellina del giorno. Sentimenti, 4, attività, 5, finanze, 9, benessere, 6. Leone. Cari Leone, questa giornata è ideale per i single che, grazie a una bellissima luna, potranno vivere forti emozioni. Sul lavoro siete pieni di energia e tutti saranno attratti dalla vostra grinta. È uno dei vostri astri di elezione, il Sole, a muovere ora i giochi. Entrato nel vostro segno alle ore 3:52 di ieri, amplifica la vostra magnanimità, il gusto per il bello, la ricerca dei piaceri della vita. È un incastro dei pianeti che apre un momento fortunato sotto tutti i punti di vista. Martedì movimentato, che vi piaccia o no, anche con 40 gradi oggi vi tocca sgambare. Qualcuno dalla casa di vacanza direttamente al lavoro, partendo all'alba, altri districandosi del traffico cittadino, comunque intenso anche a fine luglio. Se il solito automobilista idiota fa una mossa azzardata a rischio di tamponamento, riuscite a bloccare le male parole che stanno per uscire di bocca, litigare non olia le ruote alla questione, anzi, le complica. Con la complicità di tutti i vostri esimi inquilini, Sole, Venere, Mercurio, dribblate il contenzioso puntando a una soluzione pacifica. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 9, finanze, 9, benessere, 9. Vergine. Cari Vergine, state lontani dalle polemiche in amore. Sul lavoro, tirate fuori tutta la vostra razionalità e non fatevi prendere dall'ansia. Vedrete che tutto si aggiusta e sarete in grado di ottenere grandi cose in ogni campo. Presto tutto si aggiusta. È possibile che il vostro temperamento pacato sia, in questa giornata, scosso da proposte svariate che giungano dall'ambiente circostante. I troppi impegni sociali e mondani non vi aggradano, preferite, di gran lunga, la compagnia delle persone a voi care, che non vi diano problemi di alcun tipo. I vostri numi tutelari, Mercurio e Urano, si trovano in due segni per voi favorevolissimi, il Leone e il Toro, e il momento si rivela altamente positivo. È tuttavia anche non infrequente che la vita familiare sia attraversata da dissapori, specie nel delicato rapporto esistente tra i genitori e i figli. Specie se appartenete alla terza decade. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 7, finanze, 9, benessere, 6. Bilancia. Cari Bilancia, se c'è qualcuno che vi piace non esitate a farvi avanti. Vedrete che tutto si aggiusta, ma dovete ottenere il massimo per quelle che sono le vostre possibilità. Sul lavoro, i nuovi progetti andrebbero portati a termine al più presto. Anche perché ora inizia il periodo delle ferie. C'è un desiderio di realizzare e costruire che vi caratterizza. A partire da questa giornata vi programmate diverse attività, relazioni, piani ludici e vacanzieri. E li seguirete con razionalità ed equilibrio come voi sapete fare. È sempre Mercurio a sorridervi oggi dal segno caloroso e simpatico del Leone, portandovi novità in diversi campi. Da quello sociale e mondano a quello familiare più esplicitamente affettivo. Luna protagonista, serena, empatica, pacifista come sempre più di sempre. In vacanza stringere nuove amicizie oggi risulta facilissimo, vi viene naturale, come bere un bicchiere d'acqua. Un po' più trattenuti con la famiglia, specie con i suoceri che non rinunciano mai a darvi la quotidiana strapazzata. Ma poiché avete l'arte della diplomazia e non sopportate fomentare tensioni, fate finta di nulla, mantenendo inalterato il vostro bel sorriso di circostanza. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 9, finanze, 9, benessere, 10. Scorpione.
Cari Scorpione, in amore sentite il bisogno di nuovi stimoli per dare un po' di spinta alla vostra relazione. Sul lavoro, meglio non alimentare le polemiche. Vedrete che presto tutto si aggiusta, meglio usare un po' di diplomazia in più. Il desiderio di riunire persone care attorno a voi è fortissimo e stimolato dall'intervento degli amici più stretti, da coloro che vi vogliono bene. Buoni sono in particolare i rapporti che si stabiliscono tra i genitori e i figli, all'insegna della comprensione reciproca e della volontà di risolvere questioni di carattere pratico. Il nuovo giorno di luglio porta una ventata di allegria e voglia di iniziare nuove imprese, anche per un segno interessato a tante iniziative e, legittimamente, a metà estate, un po' ozioso, come il vostro. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 5, finanze, 6, benessere, 6. Sagittario. Cari Sagittario, se siete ancora single cosa aspettate a guardarvi intorno? D'altronde l'estate è il periodo migliore per chi cerca nuove avventure, anche di una notte. Sul lavoro arrivano cambiamenti e nuove prospettive per il futuro. Magari una bella promozione. Illuminare maschile, diurno, caloroso, il sole, occupa trionfalmente il segno amico del leone a partire dalla prima mattinata di ieri. Esplode la vostra invidiabile carica di energia vitale e in vari ambiti riuscite ad essere numeri uno, per energia, entusiasmo e un felice dinamismo. La vostra attitudine all'accoglienza, specie se siete nati nella prima decade, vi porta ad essere ospiti perfetti, tali da far sentire a proprio agio i vostri invitati come nessuno sa fare. Chi di voi è stato graziato dalla sorte, perché più benestante, riceve nella sua dimora i tanti amici che spesso vuole deliziare con la munifica generosità. Luna diplomatica in sestile nel segno amico della bilancia, idealista quanto il vostro e particolarmente attento alle tematiche della giustizia e della verità. Così tutti i vostri amici, con i quali vi riunite in spiaggia o al bar dopo il lavoro, discutendo di problemi sociali, politica e naturalmente di viaggi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 9, finanze, 7, benessere, 9. Capricorno. Cari Capricorno, in amore avete bisogno di più positività. Allontanate gli elementi negativi che vi buttano solo giù. Sul lavoro, tenete a mente quelli che sono i vostri obiettivi di vita e muovetevi di conseguenza. Vedrete che presto tutto si aggiusta, ma non abbassate mai la guardia. Una dissonanza della luna in bilancia vi colpisce e tende un po' a farvi rintanare quest'oggi. Preferite l'abbraccio degli affetti consolidati alla dimensione frenetica della folla o dei ritrovi mondani e festaioli. È un nuovo giorno di mezza estate in cui potrete avvertire una certa stanchezza e desiderare di non uscire o stare per forza a contatto con la gente. Il vostro umore è discreto, vorrete ricrearvi lo spirito in santa pace, forse ricercando e godendo degli spazi di solitudine feconda. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 5, finanze, 7, benessere, 6. Acquario. Cari Acquario, in amore attenzione perché è la giornata delle discussioni. Sul lato lavorativo, la voglia di rimettersi in gioco è tanta e presto otterrete i riconoscimenti che meritate. Un aumento di stipendio o una promozione è quello che ci vuole. Una luna armonica dalla bilancia vi assicura un tono vitale alto e una salute eccellente. Anche Saturno vi è propizio e si rivela non quel malefico che viene generalmente mostrato dalla tradizione. Il pianeta vi dona una vita sociale prestigiosa, dove potrete avere a che fare con persone di alto livello e che vi consentiranno a loro volta di entrare in ambienti altolocati. Una bella combinazione planetaria che si è ben assestata per voi vi apre a un nuovo ciclo che promette folgoranti successi. Luna bilancina in segno d'aria intrigono al vostro, sempre pronta a parlarvi di grandi ideali, giustizia sociale, alleanze e naturalmente di viaggi. In vacanza oggi ve la spassate alla grande, partita all'orda dei vacanzieri della domenica, potete finalmente godervi monumenti e musei in santa pace e lo stesso vale per il vostro ristorantino preferito o il vostro baretto affacciato direttamente sulla spiaggia.
Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 7. Benessere, 9. Pesci. Cari pesci, questa giornata regalerà bellissime emozioni in amore e sarete più affascinanti che mai. Sul lavoro, se cercate stabilità presto avrete occasioni da cogliere al volo. Vedrete che tutto si aggiusta, ma abbiate un po' di pazienza. Uno splendido Saturno nel vostro segno può in questo momento assicurarvi quella linea di lucidità nei comportamenti che sempre si osserva in voi. Adattabilità è la parola chiave di questa giornata di fronte a un succedersi di circostanze imprevedibili che impegnano tutto il vostro ingegno e, in certi momenti, anche la vostra proverbiale forza d'animo. La configurazione generale vi può comportare infatti piccoli inciampi, sia in ambito familiare che pratico e specie se appartenete alla prima decade del vostro segno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 8. Finanze, 7. Benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo!